Ciao. Da quanto tempo? Robby, innanzitutto come stai? E seconda, allora sì, per il rasoio io uso le Wilkinson's World perché quelle della Gillette non le riesco a trovare da nessuna parte, quindi pure in Irlanda è la stessa situazione, insomma, qua non si trovano. Ciao a tutti, ciao, mi mancavate, sì, lo ammetto, mi mancavate tantissimo, grazie, grazie di aver aperto questo video. Sono cambiate tantissime cose durante questi anni, una di queste è l'atterraggio in Irlanda, infatti 3 anni fa sono atterrato qui, in questa isola verde, e ho deciso di continuare la mia vita qui. Quindi questo mi ha portato tipo a cambiare format, tipo 2 o 3 volte lasciando i video stupidi. Adesso ve ne lascio un assaggio. Ogni volta che sbaglierò, Moreno mi sparerà addosso. Vero, Sì! con questo gioiellino. Meglio, no? Chiudendo poi questo canale dove state guardando questo video, aprendone un altro, il mio secondo canale, cambiando anche nome da Robby Minewolf, che era diventato poi Robby MW, diventando Robby 24 scritto a numero romano. Non lo so perché, però era un periodo che non stavo crescendo. Onestamente pensavo di ingannare l'algoritmo in qualche modo. Sono stato un po' troppo alti, boh. Sì, speriamo. Comunque speravo di ingannare l'algoritmo in qualche modo perché non stavo crescendo e adesso ho capito perché i video facevano veramente pena, un po' schifo, cioè io non li avrei guardati sinceramente. Comunque ho aperto l'altro canale, ho cambiato anche lì 2 volte format. Poi un anno fa ho deciso di trasformare questo canale qui in un canale da gaming e quell'altro in un canale per vlog, solo che non avendo tempo e nient'altro, chiuso anche per colpa della mia ex. Eh no, caro, la colpa è tua. Per fare le cose ci vuole motivazione e mentalità. La mentalità è il mindset, tradotto praticamente. Mindset è la parola più usata tra i finti guru finanziari che l'hanno purtroppo rovinata. Invece vuol dire praticamente mentalità. Quindi se tu vuoi raggiungere degli obiettivi, devi avere la giusta mentalità, la giusta motivazione, il tuo cervello è ciò che comanda. Per farvi un esempio, no? Tipo, quest'uomo qua lo conoscete? Sì, c'è scritto qui sopra. Beh, lui per fare questo che hanno descritto in questo libro, ovvero tutte le cose che sappiamo, aveva un mindset, cioè aveva impostato il suo mindset per farlo. Come invece quest'altro uomo qui ha deciso di scrivere questo libro perché si è impostato per farlo, il signor Andrew Aziz. Come anche quest'uomo, che non so il nome, lui, David K. Johnston, ha scritto un libro su Donald Trump in modo molto negativo. Come anche Fiore Manni e Michele Monteleone, quando hanno scritto questo libro, che devo ancora leggere, tra l'altro. Perché hanno deciso di scrivere un libro? Hanno detto vogliamo fare un libro horror, forse non lo so, dovrei parlargli, non lo so. E allora l'hanno fatto. Tutte queste cose adesso messe sul libro, come io ho deciso di riaprire questo canale, è tutto un frutto del mindset, della tua impostazione mentale. Impostare la tua mentalità a volte ti dà tipo il coraggio, tipo una sottoforma di coraggio. Infatti io nell'ultimo periodo ho cambiato casa e lavoro e l'ho fatto praticamente in modo molto basilare, semplicemente perché volevo farlo. Però perché non l'ho fatto un anno fa? Perché un anno fa non c'avevo il mindset giusto per farlo. Questo che vuol dire che bisogna aspettare, bisogna, no, non ho la motivazione, no, fallo adesso. Imposta il tuo mindset, imposta la tua mentalità. Le cose che possiamo fare quando cambiamo la nostra impostazione mentale comunque sono tante, cioè sono tutte quelle cose che magari
o non hai il coraggio, oppure non vuoi farle perché non vuoi farle. Se tu cambi magari la tua impostazione mentale, magari cerchi anche di trovare il tempo nelle piccole cose, tipo a me non piace leggere di base, non piace fare allenamenti e tante altre cose, però le faccio adesso. Le faccio non perché me le sono fatte piacere, a me non piace il fatto di fermarmi e leggere i libri. Non mi piace il fatto di sforzare il mio corpo per avere un fisico migliore o una salute fisica decente. Allo stesso tempo riesco a far combaciare queste cose con il fatto che comunque gioco con gli amici ai videogiochi, essendo lontano dall'Italia, e ho una ragazza che fa anche lei degli ottimi vlog. Adesso vi lascio un pezzetto. Hello guys, we're back with another vlog. Here we are in Robbie's amazing house. He's getting dressed for work. And here we have the bathroom. Ooh! And here we have Robbie's lovely card. I wonder who got him that one. Best girlfriend ever in the world. Penso che mi odierà per questo comunque. Molte volte però non faccio assolutamente niente. Infatti anche per il fatto che mi piace stare al telefono, piace guardare i film, un po' tutte le cose belle della vita, a volte trascuro anche un po' troppo gli impegni. Però sono sicuro che a volte ci vuole anche il non fare un cazzo. Comunque ragazzi, per questo video è tutto. Non voglio salutarvi perché voglio farvi salutare da una persona molto più speciale. Comunque, a parte le cavolate, questo video è finito finalmente, cioè. Quindi passate in tutti i social in descrizione, lasciate qualche like e qualche commento. E ciao a tutti. Ciao ciao.